Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere questa tastiera AOK. È una tastiera quasi perfetta perché ha il layout italiano, ha la retroilluminazione, è meccanica ed è addirittura economica, però pecca in qualche dettaglio che ve lo dirò successivamente. Adesso vi dico un po' di caratteristiche, perché ha una costruzione interamente in alluminio, quindi piuttosto resistente, molto resistente, non si sente alcun scricchiolio durante l'utilizzo, e ovviamente visto che la costruzione è piuttosto solida, ha un peso di 1 kg e 100 circa, quindi grazie anche ai piedini in gomma posti sotto la tastiera non si muoverà assolutamente e quindi non avrete nessun problema durante le sessioni di gaming. Come avrete visto anche voi, il design è piuttosto classico, non porta nulla di nuovo, e ha dimensioni di 43,4 x 13,5 x 3,7 cm, e visto che ha il tastierino numerico qui a fianco, le dimensioni sono piuttosto compatte. Avrete visto anche il cavetto USB per collegarla direttamente alla TV, ha una lunghezza di 1,5 m circa. E altra caratteristica interessante è l'impermeabilità. Diciamo che se ci cadranno delle gocce di caffè o di acqua, tramite le feritoie poste qui sotto, automaticamente usciranno i liquidi proprio da qui. Non so se avrete notato, c'è il tasto ESC, WSD, insomma i tasti da gaming sono di colore arancione. Perché questo? Perché in dotazione troverete dei tasti di ricambio che io prontamente ho sostituito quelli neri con quelli arancio, per renderla un po' più da gaming, un po' più aggressiva e diversa dal solito. E trovate anche in dotazione l'estrattore per rimuovere tutti i vari tasti. Allora, vi parlo di retroilluminazione perché ogni tasto ha già un colore preimpostato, quindi non potrete impostare la tastiera tutta bianca, tutta rossa, ma i colori che vedete proprio qui in questo momento non si possono cambiare, quindi rimangono così di default, ma potete andare a cambiare tutte le varie illuminazioni. Vi faccio vedere i comandi più utilizzati, perché tutte le funzioni le trovate spiegate molto nel dettaglio nel manuale di istruzioni. Praticamente premendo il tasto FN potrete andare a cambiare tutte le varie illuminazioni a vostro piacimento, ovviamente la preferita, che è questa qua di solvenza, questa qui ad ogni pressione cambierà colore, e questa qui è la classica, la preferita e la più utilizzata. Potrete anche andare a impostare dei vostri preferiti con combinazioni speciali, diciamo così, potete personalizzare i tasti che volete che si illuminino. E adesso ritorniamo all'illuminazione completa per farvi vedere che premendo FN più le frecce direzionali su e giù potrete regolare la luminosità della tastiera. Poi vi faccio sentire anche durante la digitazione quanto è rumorosa. Avete sentito quanto sono rumorosi questi switch blu? Ok, sono anche i più economici, ma suonano come una vecchia tastiera IBM anni 80. È la prima cosa che ho pensato una volta che li ho provati. Detto questo, comunque rilascia un ottimo feedback nella pressione dei tasti e basta veramente poco per attivare il carattere. Pensate che ha un 4 mm di corsa per attivare il tasto, come vedete anche in sovrimpressione, con 50 grammi di forza, quindi una breve pressione e il tasto viene attivato. Durante la digitazione veloce nessunissimo problema, inutile dirvi anche l'anti-ghosting supportato al 100%, quindi voi premete tutti i tasti uno insieme all'altro e li rileva tutti tranquillamente. Un'ultima cosa, la pecca della retroilluminazione: vi ho detto prima che non si può impostare un colore differente, ma per dire, i tasti funzione qui sopra oppure i numerini, si vede l'illuminazione a metà, non sono proprio dei tasti illuminati a pieno come piace a me, ma diciamo che ci possiamo accontentare, perché se guardiamo il prezzo
il prezzo ufficiale è di 45 euro circa, che è sicuramente un ottimo prezzo. Se si trova anche in offerta a 10 euro in meno, ancora di più. Quindi, se non volete spendere un'esagerazione, ve la consiglio alla grande come prima tastiera meccanica. Peccato, non c'è nessun software dedicato, forse è meglio così, la rumorosità ci sta tutta. È una tastiera da gaming, non è una tastiera sicuramente da portare in ufficio, altrimenti sentite i vostri colleghi lamentarvi ogni secondo dal casino che fa. E comunque è la tastiera più economica reperibile su Amazon, meccanica, con layout italiano, con anche la retroilluminazione. Per qualsiasi altra informazione contattami pure e alla prossima su YouWinBlog!